amiche e amici cacciatori di Olforantes, siamo a Eat Dog Show 2017. Si rinnova quindi ad Eat l'appuntamento con la cinofilia, più di 1500 razze di cani presenti in questi due giorni di sabato e domenica tra esposizioni e raduni. Siamo qui per entrare subito nel merito della caccia con due razze di cani da ferma e potremmo dire che siamo agli antipodi, perché abbiamo un bracco italiano, quindi un continentale, e il re degli inglesi, velocissimo, sempre con naso al vento, il pointer inglese. E siamo in compagnia quindi di due cacciatori che hanno scelto queste due razze per motivi ovviamente molto diversi. Andiamo a sentire quali. Pasotti Giuliano, cacciatore e dresser, perché il pointer inglese? Ma diciamo che è stata una fortuna, è stato il pointer a scegliere me, da ragazzino, la prima femmina che ho trovato che mi ha scelto, e io da lì mi sono innamorato di questo cane e credo che per me personalmente sia il più forte in assoluto. Quali sono le caratteristiche principali che a caccia lo soddisfa? L'ho ricostato io, di quelli che ho allevato, è sicuramente un cane di grandissimo cervello, grande potenza olfattiva e grande fisico. Quindi per le stalle credo che sia il più grande, parlo degli inglesi naturalmente, sia il cane più forte in assoluto. E invece Braga Giuseppe, cacciatore naturalmente, ha scelto il bracco italiano perché? Perché è un patrimonio nazionale. Perché, ripeto, che è una delle razze italiane più belle che esiste in Italia e va valorizzata, va portato avanti, va selezionato per la bellezza, per la bravura, per la docilità, perché è un cane straordinario, va in tutti i terreni, è stata impiegata a Beccaccia, a Selvaggina, a Starne, a Fagiania. Può far tutto, secondo me è un cane che poi te lo puoi godere anche in giardino, da compagnia, è bello. È un patrimonio nazionale, io sono innamorato di questa razza. Pienamente d'accordo con lei, grazie. Bocca al lupo. Grazie.